Il problema principale della fibrillazione atriale non è quello l'impatto emodinamico dell'aritmia, perché molto spesso è un'aritmia ben tollerata, soprattutto in soggetti giovani e sani, ma è la prevenzione del rischio trombotico. Quello che succede è che l'atrio, muovendosi in maniera casuale, si possono accumulare dei grumi di sangue che vengono chiamati trombi. In una zona in particolare dell'atrio si accumula la maggior parte, che è l'auricola sinistra dell'atrio sinistro, e da qui la fibrillazione atriale li fa accumulare e questi trombi possono poi, tra virgolette, muoversi dall'auricola sinistra, finire all'interno del circolo cerebrale o periferico e dar luogo a ictus o a fenomeni ischemici di varia portata in tutto l'organismo. È importantissimo quindi la prevenzione del rischio trombotico con una terapia anticoagulante appropriata.